17° congresso della CGIL è una grande opportunità non solo per la più grande organizzazione sociale del paese, ma anche per il paese nel suo insieme. La CGIL intende, a partire dal proprio documento congressuale, poter porre tutta una serie di azioni che possono diventare momento di costruzione dell'azione sindacale, a partire da grandi questioni, dal tema dell'Europa, che deve essere l'Europa dei popoli, che deve essere l'Europa sociale, a partire dalla questione che interessa la riforma Fornero sulle pensioni, che secondo noi va rivoltata come un calzino, a partire dai temi che interessano la politica industriale di questo Paese per poter uscire dalla crisi. Nella sostanza, noi vogliamo porre all'attenzione del Paese i temi che interessano l'occupazione e il lavoro come centro di sviluppo per poter riprendere la crescita e soprattutto il benessere nel Paese. Ovviamente da questo punto di vista noi riteniamo che alcuni temi come quelli degli ammortizzatori sociali hanno il bisogno di essere ripresi, perché ci sono milioni di lavoratori, di cittadini che si ritrovano oggi senza reddito, e il nostro problema è quello di dare qualche elemento di garanzia, perché nella crisi i cittadini, i lavoratori non possono restare soli. In più abbiamo un problema molto forte, la disoccupazione giovanile, che è l'altro elemento per noi preoccupante su cui il Paese si deve impegnare a trovare soluzioni. Per questo noi crediamo che ci deve essere bisogno di una riforma del mercato del lavoro, mercato del lavoro che possa essere inclusivo e che possa poter rideterminare di nuovo segnali di fiducia e di speranza per i nostri giovani.